Cari amici vicini e lontani, buongiorno a tutti voi. Allora, intanto vi auguro una buonissima Befana, una buona giornata. Voi sapete che la Befana tutte le feste porta via, ahimè. È vero che domani è domenica ancora, però diciamo che ormai anche queste festività sono praticamente finite. Quindi oggi o domani smonteremo i nostri alberi di Natale, alcuni probabilmente li hanno già smontati. Io il mio lo voglio lasciare ancora qualche giorno, tanto è piccolino, e poi magari lo smonterò, magari comincerò dalle luci esterne e poi insomma provvederò anche all'albero. Allora, che dire? Allora, niente, ringrazio tutte le persone che mi seguono e veramente auguro ancora a tutti una buona fine di feste e sicuramente ancora un buon anno, insomma, si può ancora dire perché l'anno, insomma, è iniziato da poco. Allora, la domanda di oggi, come vedete ho preparato due mazzi, non perché voglio fare due varianti, perché mi è sembrato di capire che vi piace molto l'unica variante, quindi vado avanti con l'unica variante che non so perché mi pare che incontri molto il vostro favore, insomma mi pare di capire che vi piace l'unica variante, per cui procedo con l'unica variante, ma ovviamente voi potete scrivermi sotto quello che volete, se eventualmente vorreste ancora due varianti, però procedo con l'unica variante perché vedo che vi piace, mi sembra di capire che vi piace. Allora, cosa chiediamo oggi alle carte? Allora, nuovo anno, nuovi propositi, nuove cose da fare. Oggi volevo in generale chiedere alle carte, fare questa domanda, sempre pensando a una persona, alla persona che occupa i nostri pensieri e il nostro cuore, parlando sempre di situazioni, relazioni complicate, quindi potremmo chiamarla relazione complicata o relazioni complicate, cosa accadrà adesso tra di noi. Quindi qui parliamo appunto di quelle relazioni che sono complicate per tanti motivi, quindi voi già sapete, ognuno sa la sua, quindi lo cucite su di voi. Quindi diciamo tutti quelli di voi che stanno vivendo una relazione un po' complicata, dove ci sono ostacoli, dove ci sono problematiche. Quindi chiediamo un po' ai nostri amici tarocchi, ho preparato qua due mazzi, poi li mescolo, che cosa può accadere adesso. Vediamo con questo nuovo anno. Ok, intanto che voi vi concentrate, pensate alla persona di cui volete sapere, mi accingo a sedermi. Allora, vediamo un attimino che cosa accadrà tra noi e la persona che a noi interessa. Dunque, io adesso faccio una cosa, mescolo entrambi i mazzi, faccio un... ecco, oggi vogliono parlare le carte, già questa qua si è palesata, cos'è? Il cavaliere di coppe, eccolo, proprio è uscita da sola, oggi vuole parlare, assolutamente, neanche ho preso le carte, pam, che è venuta fuori. No, oggi mi sa che vogliono proprio parlare queste carte, ma come saltano fuori da sole, ragazzi? Cioè, potete vederlo da voi, cioè, neanche le prendo, pam, saltano fuori, ma oggi vogliono proprio parlare, sarà perché la Befana, anche questa, pam, sta venendo fuori. Allora, adesso ne prendo tre di queste altro mazzo, poi le commentiamo, tutte quante. Oggi vogliono parlare queste carte, vogliono dirci qualcosa, vediamo cosa vogliono dirci, cioè proprio vengono fuori completamente da sole, saltano addirittura dal mazzo. Io ho come avuto l'impressione, guardate, che saltassero fuori proprio queste carte, non so, ci sarà un'energia particolare oggi, non lo so, sento che c'è un'energia, no, oggi c'è un'energia particolare, guardate. Ma no, basta, voglio parlare tutte oggi, mamma mia quante, va bene, le facciamo parlare, quelle che sono volute uscire fuori, le facciamo parlare tutte.
cosa abbiamo qui? Abbiamo il cavaliere di bastoni. Ve la giro così. Sì. Adesso dopo ve le giro tutte bene, quelle ve le ho già girate. Allora abbiamo il cavaliere di bastoni, il 3 di denari, poi ve le giro. Poi abbiamo la papessa, la torre e la giustizia. Allora, sono venute tutte fuori insieme. Facciamo così, commentiamo prima queste tre e poi commentiamo queste, se no facciamo un po' poco qui. Sono venute fuori una marea di carte. Allora, qui la situazione iniziale cosa ci fa vedere? Ci fa vedere una situazione di blocco, perché qui vedo un 2 di bastoni, una scelta da fare. Poi c'è un asso di denari, quindi un qualcosa di nuovo all'orizzonte che parte. Di solito potrebbe indicare un lavoro, quindi perché mai, magari può essere che voi che state guardando, diciamo, state per partire con un lavoro nuovo. Però se non il lavoro nuovo o nuovi soldini che arrivano, potrebbe essere anche una nuova relazione che parte, no, una nuova relazione. Un ritorno eventualmente della persona amata. E poi abbiamo questo cavaliere di coppe. Quindi il cavaliere di coppe indica un qualcuno che porta una coppa, che porta l'amore. Quindi questa persona sicuramente vuole portarvi la sua proposta amorosa, insomma, vuole dirvi quello che sente. Quindi direi che questa persona è arrivata a un punto in cui si sente di fare questa scelta. Questa persona ancora è interessata a voi, ok? Quindi io qua vedo una persona ben disposta nei vostri confronti, sicuramente. Una persona che sa che deve fare una scelta, quindi è possibile che per molti di voi qua, sta persona è un po' che non la vedete. Oppure, anche se continuate a frequentarvi, non c'è più l'armonia degli inizi, perché qui c'è un qualcosa di stagnante, secondo me. Quindi magari se anche voi questa persona la state continuando a frequentare, anche se vi vedete, anche se vi frequentate, però tante cose sono taciute, non vengono dette. C'è un po' di reticenza, di non detto, di non, cose che non vengono dette. Questa è la situazione iniziale, quindi se vi ritrovate continuate a seguire. Qui poi sono uscite tutta questa marea di carte. Allora, qui praticamente abbiamo la papessa, quindi qua probabilmente abbiamo, visto che parliamo di una relazione complicata, potrebbe darsi che voi non siete, diciamo che voi siete l'altra donna. Potremmo parlare di un terzetto o persino di un quartetto qua, vedete, la sacerdotessa. Potreste essere voi questa sacerdotessa. Qui poi abbiamo anche una torre, adesso ve le giro man mano. E la torre vuol dire che effettivamente qualcosa è crollato in questa relazione con questa persona. Come vi dicevo prima, ma già lo vedevo da queste carte, che c'è qualcosa che non va bene, il vostro mondo è crollato, questa persona forse è un po' che non vi sentite. Secondo me per la maggior parte di voi qua è crollato qualcosa. Non, diciamo, negli ultimi tempi forse le cose non erano più come prima. Quindi le vostre speranze sono crollate e la relazione o è finita o è in freddo. Ci sono dei problemi. C'è la volontà, come dicevo prima, guardando quest'asso, di riprendere i rapporti con questa persona, di provare a ricostruire il rapporto con questo 3 di denari, di riprendere a collaborare insieme da parte di questa persona, credo anche da parte vostra. E poi abbiamo questa giustizia. Quindi qua io credo ancora di più che questa persona non sia libera. Questa persona, secondo me, non è libera. E questo potrebbe essere il principale motivo di dissidio tra di voi, o voi o l'altra persona. E poi c'è questo cavaliere di bastoni. Quindi in realtà
le possibilità che questa relazione possa riprendere ci sono. Io voglio vedere adesso con le carte queste qua. Questa persona vi ama, però è anche una persona molto impulsiva, eh. Una persona che magari in un momento potrebbe dire parole che feriscono. Vediamo se cosa può accadere tra di voi, eh. Guardate, abbiamo un bel 10 di denari, quindi vedete che la possibilità che riprendano i rapporti, guardate, ma proprio saltano fuori da sole. Manco le prendo e saltano fuori. Allora abbiamo il Fante di Coppe. Effettivamente questa persona l'intenzione ce l'ha di ritornare da voi, di ritrovare una certa armonia. Ce l'ha. Però vediamo se lo farà. Qua secondo me voi vi siete molto raffreddate verso questa persona perché probabilmente vi ha ferito, vi sentite offese e non volete fare il primo passo. Vediamo se questa persona effettivamente farà questo passo verso di voi, se finalmente vedete la forza. Effettivamente questa persona l'intenzione ce l'ha di tornare da voi, eh. Guardate, un'altra che esce fuori da sola. Secondo me voi questa persona l'avete proprio allontanata. Forse vi siete sentite voi per prime allontanate da lui e poi automaticamente avete reagito allontanandovi. Quindi ora questa persona che vi ha ferito, secondo me questa persona vi ha ferito, adesso però si sente in un qualche modo attaccata da voi e secondo me ha in un certo qual modo paura del vostro rifiuto. Qua. Incredibile, da sole salta un po'. E qui abbiamo questa temperanza, quindi è passato del tempo e probabilmente ne passerà, prima che voi riusciate a sistemare un po' la questione con questa persona, eh. Eh sì, ancora tra di voi aleggiano i contrasti, le parole, le cose, i vostri cuori sono ancora molto, c'è molta delusione, molto rammarico, molta disperazione di tutte quelle cose che sono accadute. Ci sono ancora qui i cuori infranti e secondo me qua a breve ancora la situazione non si ricompone, vedo ancora dispiacere. Non siete pronti, secondo me, per far pace voi e questa persona. Ci sarà sicuramente un ritorno di questa persona, una ripresa dei rapporti, ma non sarà in breve. Qua non indica un qualcosa che accadrà a breve tempo. Sì, vedete. C'è il desiderio da parte di entrambi di riprendere i rapporti, ma qua nessuno di voi due fa un passo verso l'altro, non fa una scelta e quindi perde. Perde, rimane fermo e non conclude. Non concludete qua. Mi sa che passerà parecchio tempo. Vediamo che dicono le sibille. Qua passa tempo. Qua passa tempo ancora non si risolleva la situazione super subito. Vedete la carta della morte, quindi anche la trasformazione della situazione, ma ci vorrà del tempo affinché questa situazione si trasformi in qualcosa di concreto. I sentimenti ci sono, però i vostri cuori sono veramente feriti, troppo feriti entrambi, entrambi. Vi siete fatti molto male qua.
Vi siete fatti molto male. Mamma mia. Vediamo qualche altra carta qua di queste sibille. L'amante. Quindi effettivamente voi non siete la donna ufficiale. Voi che state guardando. Né per la maggior parte dei casi, vedete il mercante, quindi questa persona, vedete, adesso pensa a tutt'altro per non pensare a voi, e quindi in questo momento proprio non c'è il contatto tra di voi. Sicuramente c'è un contatto dal punto di vista metafisico, cioè vi sentite tra virgolette a vicenda, perché comunque c'è il sentimento, la connessione, però di fatto né voi andate verso di lui né lui viene verso di voi. Forse anche voi vi state dedicando al lavoro, alle altre cose, agli amici, per non pensare. Però qui tanta passione c'è da una parte, ma tanto dall'altra non c'è proprio l'intenzione al momento di fare un passo, né da parte vostra né da parte sua. La giovine fanciulla. Sto pensando che forse o voi o questa persona hanno una figlia, o lui o voi avete una figlia a cui tenete molto, o lui o voi, a cui tenete molto e di cui vi occupate particolarmente, o entrambi, non so. Ma se questa persona è molto legato a questa sua figlia, che sarà una giovinetta in questo momento, e forse per paura di farle del male in qualunque modo, magari non fa la scelta, soprattutto per questo, di lasciare la sua situazione per voi. È molto legato a questa giovinetta. Mi viene in mente una creatura molto delicata, anche magari con salute cagionevole. Quindi può essere che per qualche motivo, anche per questo motivo, questa persona non faccia il passo verso di voi, o voi verso di lui, non so bene, anche voi magari potete avere una figliuola o un figliuolo di salute cagionevole, vedete voi come volete leggerla. Bene, io voglio prendere un'ultima carta di queste per vedere se magari più in là ci sarà questo sblocco tra di voi, perché sentimento c'è, ma a volte le persone intorno a noi possono bloccarci il cammino, ahimè, troppo è così, i vincoli di sangue, no? Familiari. Immaginare, vedete la carta di immaginare. Vedete, è tempo di fare un sonnellino. Quindi nei vostri sogni, suoi e vostri, c'è, voi lo vedete questo futuro con questa persona, entrambi, però in questo momento lui sa che non può far altro che stare fermo. Ed è tempo di fare un sonnellino. Quindi in questo momento no, in questo momento non c'è sbocco. Ovviamente poi io ogni 15 giorni più o meno faccio la domanda. Nel tempo le cose possono cambiare, però al momento io non vedo sbocco per questa relazione. Abbiamo detto che parliamo infatti di una relazione complicata, l'avevamo detto all'inizio. Però voi e questa persona vi pensate molto, e nei vostri sogni siete insieme. Nei vostri sogni siete insieme. Perché c'è una connessione fantastica tra di voi. Cioè il cuore... Siete uno nel cuore dell'altro, questo sicuramente. Vediamo qualche pensiero di lui verso di voi. Cosa pensi? Vedi, sono condizionato dagli altri. Ecco, infatti prima abbiamo visto la figlia di lui o il figlio di lui. Mi piace ciò che scrivi sui social, quindi questa persona vi guarda sui social.
Non volevo ferirti, vedete, non è la sua intenzione farvi del male. Non sono libero, guardate, proprio a non volerlo dire è venuto fuori. Vi do qualche iniziale e poi ci salutiamo. Spero la prossima volta di dirvi cose più belle, che qualcosa si sbocca. R, B. S, M, M, E, N, A, V, T, D. Queste sono le lettere, ok? Dai, speriamo che la prossima volta riusciamo a fare. Speriamo che vi possa dire cose più belle, che questa sezione si sblocca. Intanto vi lascio, vi auguro ancora buona Befana. E noi ci vediamo la prossima volta. Un grosso bacione dalla vostra amica Bella. Ciao!